Grande fratello VIP Edoardo strattona Antonella Accusa, piange per finta, è pericolosa. I Donalisi sono ai ferri corti per l'ennesima volta da quando è iniziata la settima edizione del Grande Fratello VIP. I fan del reality show, infatti, nelle ultime ore hanno assistito a un nuovo furioso litigio tra Antonella ed Edoardo. Uno scontro durante il quale Romano ha anche strattonato più volte la fidanzata che cercava di allontanarsi da lui. Sfogandosi con i compagni sui comportamenti ambigui di Fiordelisi, Donna Maria ha insinuato che le sue lacrime sarebbero finte e che cercherebbe sempre di passare per la vittima della situazione. Dalla scorsa puntata del Grande Fratello VIP, tra Antonella ed Edoardo c'è tensione, la ragazza non ha digerito le belle parole che il compagno ha riservato a Oriana, che ha nominato ma si è pentito subito dopo. Dopo qualche giorno di gelo, nella notte c'è stato un duro confronto tra quelli che i fan hanno ribattezzato Donnalisi. Donna Maria ha chiesto a Fiordelisi di parlare in camera da letto ma lei, dopo un breve faccia a faccia, ha cercato di allontanarsi. Il Romano, però, per trattenere la fidanzata l'ha strattonata più volte tirandola a sé, questo gesto non è piaciuto ai telespettatori, che l'hanno subito rimarcato con commenti social piuttosto pungenti. La lite tra i due concorrenti è terminata con l'ennesima rottura e con la promessa del volto di Forum di non cambiare più idea nonostante il sentimento che prova. Dopo che Antonella è andata via, Edoardo si è sfogato con altri inquilini della casa e ha detto cose inaspettate, lei piange per finta, l'ho vista più volte. Il Romano ha anche preannunciato come si comporterà lunedì prossimo se Fiordelisi cercherà di passare per la vittima della situazione, lei è pericolosa. Se in puntata mi farà passare per la M che le ha messo le mani addosso l'acquirelo. I Donnalisi, dunque, sono lontanissimi e per l'ennesima volta hanno deciso di interrompere la loro relazione. A scatenare questa crisi, è stato il pentimento che Donna Maria ha palesato dopo aver nominato Marzoli, condannandola ad un televoto difficilissimo contro Nikita e George. Antonella ha definito il fidanzato il cane di Oriana, facendolo andare su tutte le furie, da questa discussione è venuto fuori tutto l'astio che il volto di Forum nutre nei confronti dell'influencer, compresi i sospetti sui comportamenti che assume quando viene attaccata dagli altri. Il nuovo allontanamento tra Antonella ed Edoardo, sarà sicuramente al centro della puntata del Grande Fratello VIP del 30 gennaio, i concorrenti saranno interpellati sul perché hanno deciso di rompere la loro relazione per l'ennesima volta, ma anche sulle cose poco carine che si sono detti in faccia e alle spalle negli ultimi giorni. Alfonso Signorini potrebbe chiedere un parere anche ad Oriana, protagonista suo malgrado della crisi tra i Donnalisi, la 24enne di Salerno non ha mai accettato l'amicizia tra Marzoli e il suo fidanzata. E in questa settimana l'ha confermato con i suoi atteggiamenti astiosi. La venezuelana, però, è anche a rischio eliminazione, il meno votato tra Marzoli, Nikita e George dovrà lasciare definitivamente la casa. Quello in corso è uno dei televoti più combattuti di questa edizione delle reality show, anche perché ha per protagonisti tre vipponi amatissimi dal pubblico. Stando ai sondaggi online, ad uscire dovrebbe essere Cipilan, spesso in ombra e lontano dalle dinamiche più interessanti della trasmissione. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de